Ben ritrovati ragazzi sul canale di Gellos Game. Siamo qua con il tredicesimo episodio del nostro pollaio galattico in Stellaris, il nuovo grand strategy targato Paradox. Allora, questo è un let's play esplorativo e stiamo un po' imparando assieme a giocare, quindi magari non mi vedrete all'ennesima potenza, perché effettivamente non penso che nessuno al momento sia all'ennesima potenza, neanche Rumba. Quindi mi perdonerete. Allora, cosa stavamo cercando di fare? Questa qui che fa? Sta analizzando questo pianeta, questo sistema solare qui. Ok. Poi invece ne ho un'altra. Ma non posso spostarle. E un'altra che cosa sta facendo questa? Finisci di fare quello che stai facendo. Ok. Mi sa che gli ho dato un comando diverso, però poi si rimette in coda. Volevo spostare quelle due scientifiche vicino. Allora, vediamo un attimo. Qua è possibile modificare un po' le cose. Primo pianeta, poi mettere le navi civili perché sono più micro-intensive. Qua le tengo tutte assieme, in poche parole. E buonanotte. Armate, osservatori, non li ho. E le altre cose nemmeno, per adesso. Va bene. Allora, negli scorsi episodi poi abbiamo fatto una cosa importante, abbiamo messo la politica migratoria bloccata, così nessuno se ne va in giro. Purtroppo questo qua non lo possiamo fare perché siamo individualisti, se no l'avrei cliccato. Probabilmente non farò più individualista, infatti, la prossima partita. Perché individualista, alla fine della fiera, dice che abbiamo l'energia più il 10%, ma l'energia non conta un cacchio, quindi, cioè, nel senso, conta, ma non è così importante. L'importante è che sia sopra lo zero. Questo deve essere il più alto possibile. Questo e queste tre. Questa no. Quindi, secondo me ho fatto una cavolata. Tornare indietro non la scelgo più. Questa qua invece è molto forte. E militarista per adesso c'è servita, ma non contro altre razze, perché non abbiamo ancora dichiarato guerre, diciamo. Ok, quella sta andando là. Qua abbiamo appena ingaggiato il nemico, l'abbiamo fatto fuori, ok. Allora, dobbiamo cercare il nostro prossimo pianeta, che potrebbe essere in questa direzione. Perché in realtà il pianeta migliore, come ho già detto, al momento disponibile è questo qua. E non è neanche una cattiva idea. Il punto è che, come dire, è dentro un sistema solare che abbiamo già. Quindi non mi sembra una buona idea, insomma. Va bene, dai, viaggiamo a... Oh, Anomaly found. Anomaly Found, vediamo un po'. 5% research. Di livello 1. Va bene. Poi c'è pure un pianeta che però abbiamo detto essere non molto interessante. Ok. Qua tutti stanno facendo qualcosa, quindi possiamo anche aumentare la velocità, non c'è nient'altro da fare. Qua nel log c'è qualcosa di particolare? Questo qui, ma penso che ci stia andando qualcuno. Sì, ci sta andando il nostro tizio tu. Mentre con le navi militari potremmo venire qua a eliminare questi. Quindi, tizi militari, riparatevi. Quando siete riparati, andiamo. Allora, cos'è successo? Abbiamo trovato dei depositi di battaglia. Ok, allora c'è stata una colossale battaglia galattica qui su questo pianeta, qualcosa come 600.000 anni fa. Porca vacca, ragazzi. Cioè, allora io ho visto che nei Diaries parlano che ci sono degli imperi potentissimi da qualche parte, però pensare che noi siamo arrivati praticamente da 23 anni nello spazio, c'è qualcuno che è qui da 600.000 anni, cioè fa paura proprio tantissimo, cioè devono essere delle cose, vabbè, comunque sì, abbiamo trovato questa roba qua e Situation log quindi updated. ora possiamo andare in giro a cercare le battaglie. Allora qua ci sta dando qualcuno, mentre qua ok, ecco qua. Battaglie. Ci serve una cosa di livello 4, track map. Perfetto. Però lo vorrei fare dopo perché dobbiamo andare in quella direzione di lì. Quindi
quindi adesso tu, se qui hai fatto già survey del pianeta, io ti dico di fare con Clift qui e poi Clift qui. Sono curioso di vedere più di 20 ordini. Vediamo un po' dove si ferma, perché magari ne puoi avere solo 20 in coda. Però mi fai questi due. E poi vorrei andare anche giù di qua. Perché magari troviamo un pianeta bello qui. Se no potremmo andare a fondarlo qua, insomma, perché qua abbiamo visto che è andato bene. E questi Research complete. sono pianeti interessanti. Allora, questa cos'è che faceva? Survey speed più 15%. Ottimo. Ottimo. Allora, qua abbiamo queste due già iniziate. Oh. 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 Allora, possiamo decidere se mettere delle armi diverse oppure cambiare il computer della nave. Questo lo cambiamo perché dovrebbe essere, e sono abbastanza sicuro di questa cosa, praticamente quando si va in ship design, in queste qua offensive. Cosa cambia tra questa e questa che ho fatto io? Perché tu hai così tanto di energia? Quindi è meglio quello scudo lì del mio? No, preferisco il mio per adesso. Vabbè, comunque sia. Quello che volevo dire è questo. Praticamente si cambia il computer d'attacco, si mette un computer d'attacco specifico. Cioè ora attacca a caso. Dopo si può dire, prima fai fuori, ne puoi fare fuori uno, poi attacchi quell'altra, o non lo so, attacca prima quelle più piccole, quelle più grosse, e quindi si fa tutto da qua, perché comunque non c'è micro durante i combattimenti, ma si può scegliere come l'intelligenza artificiale combatte. Allora, vediamo un attimo. C'è tutto qua, vedo che hanno cambiato motore, quindi in realtà dovremmo farlo anche noi. Mi sa che lo facciamo prima o poi. Queste qua rinascono già tutte perfette. Questa qua sarebbe da migliorare effettivamente. Qua invece cerchiamo di capire perché lui mi propone questa con AutoBest. E invece questa. Allora, vediamo un attimo. La mia costa molto di meno. È un mantenimento più basso. Ha lo shield più basso. Però questa qua ha meno armor. Ora io non so l'armor, se sia meglio l'armor o lo shield, sinceramente. Allora, armor in totale 5, danno ridotto di 7%, mentre questo qua proprio elimina il danno. Forse è meglio lo scudo. Però per adesso lo teniamo così, dai. Tanto quando sei guarita, me lo dici che andiamo a far fuori questi tizi che ci hanno rimandato indietro il nostro esploratore. Andiamo a velocità fast. 3 mesi, ragazzi. 3 mesi, 3 mesi, 3 mesi. Confini più 20%. Non vedo l'ora. Sono euforico. Intanto, costruzioni. Construction complete. Caro mio, dov'è che ti faccio costruire? Qua, manca solo questo. Research complete. Poi vediamo un attimo, questi stanno facendo tutti. Resource complete. Ok. Perfetto, vediamo dove abbiamo trovato questa nuova risorsa. Nel frattempo, qua cosa possiamo fare? I robot, i missili antimateria di livello 3, però costano un casino. Facciamo queste che è già iniziata e costa poco. Allora, quella cosa lì. Ok, l'abbiamo trovata qua. Bene, bene, bene. Poi qua dipende se ci sviluppiamo in quella direzione. No, sembra che non ci sia più. Cioè ce ne sia solo uno. Ed è l'Orillium, che non so assolutamente poi cosa serva, ma tra l'altro lo abbiamo già. No, incredibile. Stavo già dicendo di costruire, quindi è perfetto. Fantastico. Construction complete. Construction complete. Vediamo un po'. Arrosticini. Come va? Allora. C'è un tizio che lavora in zone non adatte. Lui.
Tipo, qua avrei dovuto fare qui una farm. Perdiamo uno di minerali. Sì, va bene. Poi tu vai qui però dopo. Ok. Va bene, qui va bene come sono messi. Qua vediamo un po'. Deve ancora nascere quello, quindi ce n'è di tempo. Mesopotamia. Quello lì sta nascendo lì. Va bene, questa qua è la nostra capitale, giusto? Quindi via. Farei qua dei minerali. Qua possiamo fare un po' di energia. No, per adesso non ci serve, quindi stiamo fermi. Mentre qua così, la nostra capitale l'ho messa lì. Sì, mi sembra una scelta che ho fatto ponderata. Vai via, così possiamo fare una stazione lì così. Qua invece fai dei minerali. Perderemo uno di cibo, ma qua perderemo uno di minerali, quindi va bene. E basta, direi. Ecco qua il pianeta che dicevo, che però è pieno di queste, ed è quasi tutto oceanico. 90% della superficie, quindi non possiamo fare molto. Magari quando lo puliamo possiamo costruirci sopra qualcosa, però per adesso no. Tanto questa, ma siamo ancora fermi qua, c'è una cosa pazzesca. Ok, quello lì richiede skill 5, porca vacca, quindi lo può fare solo te. Research complete. Sarà ancora arrivata. Research complete, vai. Allora, pausa prima di abitabilità più 5%, così netta. Food più 5%, leader per spine, wow. Assolutamente questa. Food più 10%. Vediamo un po' i confini della galassia. Ah, fermi. Sì, guardate quanto si sono espansi. Questa qua di chi è System adesso? survey complete. Calma. Calma, calma, calma. Questo di chi è? Di chi è questo? Perché adesso mi sembra mio. Infatti è mio. Ah ah, abbiamo rubato 4 di energia. Quindi andiamo anche a rubare 4 di minerali. Fantastico, fantastico, fantastico. Perfetto. Allora, ci siamo rubati un casino di roba interessante. Questa è interessante come sistema. Poi non siamo ancora arrivati qua purtroppo, ma perché questa qui è ancora piccola. Abbiamo preso questa, possiamo fare. Sono davvero soddisfatto di quella ricerca, ragazzi. Vi consiglio di farla a tutti. Cioè, guardate quanto siamo diventati più grossi. Ora il pollaio è unito. Molto molto bene. Ok, allora questo qua è finito. Prima cosa, andiamo subito. Guardate qua, lì c'è un pianeta. Comunque, veniamo qui e costruiamo questo. Poi, qua non possiamo guardare, però sembra che ci sia molto in questo sistema solare. Abbiamo rivelato le sue mappe. Ok, vediamo un po' come è messo. La tua capitale qual è? Questa, mi sembra. Ma non sono sicuro che sia questa. Vediamo un attimo se faccio. Non c'è Go To? Go To. Ok, questa è la loro capitale. Sì, che fa abbastanza schifo rispetto alla nostra. Però questo è un sistema solare molto bello. Sì, allora, noi abbiamo stelle decisamente migliori. Questa qua è la sua più bella, secondo me. E gliela potremmo fregare abbastanza abilmente. Ok. Tanto qua l'hai controllato tutto? Sì, qua l'hai controllato tutto. Devi vedere se hai ancora 20 ordini da fare. Construction complete. Altri 14 ordini.
Construction complete. Mesopotamia. Vediamo un attimo. Allora, Construction complete. tu verrai fatto lì. Invece è meglio se ti sposti direttamente qua. E mi fai una base energetica, direi. No, forse questa qui è meglio farla Debris dopo. analyzed. No, non è vero. Facciamo questa che è meglio. Ok, debris analyze. Ok, abbiamo trovato un po' di cose, quindi vuol dire che c'è una nave che non sta facendo nulla. No, perché avevo già messo gli ordini. Ok, mettendo gli ordini in coda c'è ancora meno cose da fare. Fantastico, quindi siamo qui a guardare cose che accadono in poche parole. Finito? Sì. System survey complete. Allora, vediamo un attimo. Potreste venire fin qua. Tra l'altro qua c'è un pianeta che è atmosfera allucinogena. C'è l'atmosfera allucinogena. Felicità più 10%. Society output più 10%. Ma rispettano meno le etiche. Ma che posto è? Cacchio, che figata di posto. Vabbè, comunque, lì ci vai tu che sei già in zona. Mentre tu vai a farmi i nuovi pianeti che abbiamo acquistato. Allora, vieni qua perché voglio fare. Anzi, no, vieni qui. Devi fare un osservatorio posto. Lo fai direttamente sul pianeta giusto. Ora io sono curioso. Qua dice che guadagniamo uno al mese di Orium. Però dov'è che lo immagazziniamo? Questo cos'è? Strategic resource, ok. Qual è la mia risposta? Ne abbiamo una di uno. Orium, perfetto. Ora stiamo andando a prenderne pure un altro. Cioè, lo prenderemo dopo. Prima voglio fare l'osservatorio post. Construction complete. Va bene. Vediamo un po'. Mesopotamia. Ah, qua è dove c'erano sopra i nativi. L'altra volta abbiamo deciso di lasciarli nelle loro riserve, vediamo adesso un po'. Allora, rappresentanti di una larga comunità credente derivante dai nativi alieni di Mesopotamia hanno surprising request, loro vogliono lasciare le riserve e joinare la nostra colonia come cittadini. Loro sono primitivi e sembrano un po' little in the way of technology. Sono un po' di. Ok, quindi stiamo partendo delle tribù, le stiamo mettendo nell'era spaziale. Io penso che questa sia una grande figata. Vediamo un po' che cacchio succede. Praticamente arrivano tre nativi, tre popolazioni qua a Mesopotamia. Oh, eccoli qui. Allora, vedete che non sono felici. Pausa, perché non sono della nostra specie. Stiamo perdendo addirittura cibo. Quindi in realtà quello lì non nasce più. Ci serve molto più cibo, ma molto molto di più. Quindi iniziamo subito a produrne. E dobbiamo produrne tanto anche. Questo qua possiamo fare upgrade. Non abbiamo minerali? Ah no, perché questa qua non è ancora salita. Possiamo potenziare questa subito. Ok. Che l'abbiamo potenziata su Mesopotamia e non su arrosticini, ora che ci penso. Non possiamo ancora? Perché ci mancano i minerali, però poi lo possiamo fare. Ok. Ok, Mesopotamia, io se prendo te ti posso fare purge. No. Enslave. No. Resettlement. No. Ok, non posso fare nessuno di questi tre. Allora, lui è debole, è resistente, a lui piacciono i pianeti continentali come noi, almeno questo, è fanatic individualist, quindi almeno questo è buono come cosa, society output più 10%, va bene, ma è xenofilo, ah, no, quindi questa è una cosa positiva, va bene. Adesso vorrei capire se
Migration prohibited meno 5%, e se per caso scende per via del fatto che ci sono anche loro. Allora, migrazione proibita, voting rights meno 5%, leadership meno 5%, tutte queste cose qua. Vediamo se c'è qualche leader buono, perché adesso noi abbiamo solo questo, che aumenta la velocità, la costruzione, il tempo di costruzione e la pulizia dei blocchi. Allora, questa è una bella cosa. Andiamo su Aya. Qua abbiamo praticamente finito tutto. Tu avevi detto che mi dai construction time, happiness e pulizia dei blocchi, giusto? Pulizia dei blocchi a posto, la velocità qui è ok. Se io ti spostassi da un'altra parte, per esempio, qua devo solo pulire lui, quindi non ne vale più la pena. Qua però ne ho ancora due da pulire, quindi costerà di meno. E qui ne ho uno, due, tre. Quindi potrei spostarti su Mesopotamia. Ok, construction time, happiness più 6%. Vediamo un po'. Più 6% perché c'è il governatore. Adesso però magari vediamo se ce n'è comunque qualcun altro di interessante. Allora, claim blocker cost meno 25. Cacchio, devo mettere questo direttamente. Questo qui è uguale, solo che questo qui è più giovane. E questo? Food più 10% e meno costo per il cibo, per le fattorie. Un po', ne è arrivato un altro. Ok, me ne sono presi tre, perché adesso mettiamo food più 10% qua, che è questo, e poi costruzione delle fattorie. No, ho cambiato idea un'altra volta. Allora mettiamo qui. Interessante sta cosa, quindi qua ne abbiamo 3 loro e 5 noi, 8, e siamo diventati tanti, eh? Non c'è un modo di cambiarli da questa interfaccia? No, eh? Tra l'altro qua possiamo di sicuro costruire qualcosa adesso. Comunque, qua cosa devo fare? 1, 2, 3. Quindi qua mettiamo qualcosa che migliora la pulizia dei blocchi, che quindi è questo, ok? Poi su Mesopotamia in questo momento abbiamo bisogno di cibo perché siamo in negativo, quindi cambia e mettiamo quello che dà cibo, che è lui. E a questo punto su lui, 1, 2, 3. Sul rosticini non stiamo mettendo nulla. Vabbè, aspettiamo che arrivino, poi vediamo che cavolo sta succedendo, perché ho fatto sul rebelot. Ok, manca cibo in Mesopotamia, lo so. Lo so che è un casino. Infatti, vediamo se costruiamo un po' di cibo. Qua dovrebbe esserci il tipo che dà cibo. Esatto. Ce ne sono due, si sono fuse le due cose, comunque. Build cibo. E qua ho fatto build cibo, replace upgrade. C'è bisogno che questo qua sia di livello più alto. E stavo facendo l'upgrade. Dobbiamo resistere un po' di tempo. C'è poco che possiamo fare. Ok, vediamo i miei leader dove sono finiti. Ce n'è uno available, che è il più vecchio, che garantisce felicità, tempo di costruzione e pulizia dei blocchi. Allora, su arrosticini non c'è niente, quindi vai su Aya e ti becchi te. Ok, quindi in poche parole è tornato esattamente come era prima. Va bene, vediamo un po' qua cosa abbiamo trovato. Bello questo qui, mi piace, guarda che bei colori. Però niente di particolare. Ok, stai esplorando questo ora.
mentre l'altra nave scientifica sta ancora esplorando qua. Per adesso abbiamo trovato solo due di minerali, ora sta esplorando la stella stessa. Ok, vediamo un attimo. Il direttore del museo xeobiologico Suaya ha imposto una richiesta di cercare delle specie. Ok. Allora, in poche parole, possiamo iniziare un nuovo progetto o no? Situation log updated. Io rinizio perché sono cose interessanti. Interessanti per davvero. Che è finito? Che tu stai andando lì? Ah no, perché ti ho messo in coda. Va bene. Quindi una è qui. Ah, sta facendo l'osservatorio post. Dai, interrompiamo l'episodio quando questo sarà completo perché sono molto curioso di vedere cosa fa. Mettiamo la velocità in modo da poterlo vedere. System survey complete. Va bene, allora nel frattempo c'è quello che scompare. Chiuditi. No, non è che scompare, però serve uno di livello 5 per farlo. Di livello 4. Quindi vieni qua tu e fai questo. Perfetto, questi cosa sono? Indusos. Qua c'è un pianeta abitabile addirittura. Vedi che non mi ricordavo di questa cosa. È continentale ed è piccolo però. Non è proprio il massimo. Anche se almeno è fuori dalla nostra zona di influenza e andremo a prendere delle cose molto forti. Beh, finiamo questo qua, che sono davvero curioso. Research complete. Ok, quindi cosa succede? Ora vediamo cosa fanno. Observation posts house teams of scientists conducting research and remotely observing primitive species on the planets they orbit. Grande, ci garantisce 3 di ricerca sociologica al mese, fantastico. Allora, adesso tu però vieni qui. E mi fai qua questo, che per 90 prenderne praticamente 4, di cui una strategica penso ne valga proprio la pena. Qua invece questo l'abbiamo completato. Guardiamo un po' se c'è qualcosa di interessante in questa zona. Direi di sì, mi vai a fare qui. Perché costa così tanto? Allora, cerco di capire il perché costi. Ah, perché ne devo farne 3. 1, 2, 3. Ok, perché questo qua è 1 e 1. Non è che sia proprio il massimo 1 e 1, eh. Oceanic World. Siamo messi bene lì. Miglioriamo prima i minerali. Anzi, prima direi di migliorare questa, che è quella che è rimasta un pochino più indietro. Dopo migliori i minerali. Dopo migliori i minerali, mining station, ok, quindi arrivi e prendi tutto quello che c'è da fare lì, mentre tu vai lì, poi mi vai a fare le due ricerche che sono più importanti. Vabbè, abbiamo finito i minerali, quindi basta. Non possiamo più mettere cose in coda. Ragazzi, spero che il video vi sia piaciuto. Nel prossimo spero di trovare un nuovo pianeta dove potremo andare a svilupparci. Qua sembra che ci sia uno di questi. Vorrei capire cosa serve qua. Praticamente il museo ci ha chiesto di recuperare tutte queste cose. Belle queste missioni, ricordano un attimino Spore. Spore che ritornerà sul canale fra poco, così completiamo la serie di Spore.
fondando la Terra, e dopodiché diciamo che è come se riprendessimo moralmente da qua, che è la Terra. Dove ci siamo noi? Eccoci qua. Ci vediamo alla prossima, ragazzi. GG a tutti.